il problema legato al rumore dell'aeroporto Marconi di Bologna. È un tema che abbiamo voluto portare in questa sede più di una volta e finalmente oggi con questo progetto di legge andiamo a modificare la legge 15 del 2012, legge regionale, che istituiva l'IRESA, l'imposta sui velivoli rumorosi a carico delle compagnie aeree. Una legge, un'imposta che è stata appunto istituita nel 2012, poi prorogata diverse volte fino ad essere congelata e mai attuata. Andiamo a modificare, quindi uso il plurale, perché questo progetto di legge è un progetto di legge che esce formalmente dagli uffici della Giunta, ma ritengo essere un progetto di legge più che altro dell'Assemblea e soprattutto del Movimento 5 Stelle, visto che è due anni almeno che in questa sede presentiamo risoluzioni, ordini del giorno, mozioni che ci sono state puntualmente bocciate fino ad ottenere un'apertura da parte del collega del Partito Democratico, quindi in maggioranza Paruolo, di fronte a un problema che evidentemente era ormai diventato oggettivamente ineludibile. Tutto questo tocca dirlo nell'indifferenza purtroppo della Giunta e tra l'altro mi dispiace leggere un'agenzia a dibattito appena iniziato, assessore, dove addirittura si danno dei numeri errati sull'introito. Mi dispiace perché la sensazione è quella di salire su un carro in corsa e di volere metterci il cappello sopra. A me preme soprattutto il raggiungimento dell'obiettivo. Se è due anni che battagliamo su questa questione è perché c'è un problema oggettivo a cui questa Assemblea deve dare risposta. Quindi non ne faremo una questione di maggioranza o di minoranza, l'importante comunque per noi è appunto portare a casa questa legge. Dicevo, tassa sui velivoli rumorosi, l'abbiamo detto più volte, è un'imposta basata sul principio di chi inquina paga, ma è soprattutto uno strumento, per come l'abbiamo voluto rimodulare anche attraverso l'emendamento che abbiamo presentato in forma cofirmata, e quindi questo è in qualche modo il valore aggiunto di questo progetto di legge, proprio perché attraverso questa rimodulazione andiamo ad affrontare quella che è la specificità, in senso ovviamente negativo, dell'aeroporto Marconi di Bologna, che è un aeroporto che, come tutti sappiamo, è situato nelle vicinanze della città. Quindi con questa rimodulazione vogliamo andare proprio ad affrontare il problema dei decolli verso il centro città, che sono quelli più critici. E allora con questa legge oggi facciamo un passo in avanti nel garantire ai residenti che vivono in prossimità dell'aeroporto un diritto sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero il diritto alla salute, rispetto ad un'attività, quella dell'aeroporto Marconi di Bologna, in forte espansione, senza però volerne mettere in discussione lo sviluppo, ma cercando nell'interesse di tutti di farci promotori di una pacifica convivenza, evitando di continuare a sacrificare la salute di chi abita e vive nei pressi dell'aeroporto sull'altare di interessi economici che, seppure sicuramente legittimi, non possono non tenere conto di questa situazione. E questo strumento ha l'obiettivo, per come l'abbiamo pensato, lo dicevamo prima, di prevenire, quindi di disincentivare atterraggi, ma soprattutto decolli verso il centro città, ed è una misura che va a sommarsi all'ordinanza di un anno e mezzo fa che prevede sanzioni per chi viola prescrizioni e norme antirumore. E il problema degli aerei fracassoni, così come sono stati definiti da alcune testate locali, è reso, se vogliamo, ancora più grave dalla presenza di un nido di infanzia comunale, le scuole Zucchelli e le scuole elementari Silvani, luoghi su cui va prestata, una volta approvata questa legge, un'attenzione prioritaria, perché siamo in presenza dei cosiddetti recettori sensibili che vanno tutelati prima di qualsiasi altra cosa. E quindi anche alla luce dei dati dello studio dell'ASL è diventato indispensabile, grazie anche alle risorse che verranno introitate da questa misura, mitigare gli effetti del rumore e prevedere indennizzi per i residenti impattati. Quindi a questo proposito ci tengo a ringraziare il collega di maggioranza Paruolo per la disponibilità e l'apertura al confronto e personale della struttura
perché con questo progetto di legge credo renderemo un buon servizio ai cittadini rispondendo a un'esigenza che esiste, è reale ed è concreta. Quindi speriamo, l'augurio è di vederne presto i risultati, e a questo proposito in Commissione abbiamo presentato anche un emendamento in cui chiedevamo di introdurre una relazione periodica da parte, insomma, della Giunta proprio per fare il punto della situazione. Chiudo con una chiosa polemica, perché forse i colleghi del Partito Democratico sanno che, sicuramente il collega Paruolo lo sa perché ha partecipato con me, ogni anno da qualche anno a questa parte in quartiere, al quartiere Navile, si tiene un incontro proprio su questo tema, un confronto con i cittadini, con i comitati e insomma con chi è interessato e impattato dal rumore dell'aeroporto Marconi. Ecco, inspiegabilmente nell'incontro che si terrà a luglio di quest'anno non verrà trattata e non c'è all'ordine del giorno l'approvazione di questa legge che tutti hanno voluto, a partire dal presidente di quartiere all'assessore del comune Orioli, e appunto incredibilmente noi non siamo stati invitati e non si parlerà di questa misura che secondo noi ha l'obiettivo appunto di andare a risolvere quel problema. E allora evidentemente mi viene da pensare che il Movimento 5 Stelle a questo proposito insomma non sia un soggetto particolarmente gradito, seppure abbiamo contribuito ad arrivare all'approvazione di questa che può essere una risposta alle richieste legittime dei cittadini. Quindi nonostante noi non siamo stati invitati, io sarò molto felice di partecipare lo stesso. Presidente, noi ovviamente voteremo favorevolmente a questo progetto di legge. Raggiungiamo oggi un obiettivo che ci eravamo prefissi più di 2 anni fa e per questo ribadisco i miei ringraziamenti, insomma, ai colleghi, in particolar modo al collega di maggioranza, al relatore di maggioranza Paruolo, perché insomma, se siamo arrivati a questo risultato è perché c'è stata un'apertura da questo punto di vista. Capisco le perplessità dei colleghi, però ribadisco, il problema era ormai diventato ineludibile e oggi con questo progetto di legge ci assumiamo delle responsabilità. Poi ci saranno sicuramente occasioni per fare il punto, lo dicevo prima, e in ogni caso l'attuazione di questo strumento porterà alcuni introiti a questa regione che andranno in qualche modo a rispondere a delle esigenze e appunto a delle criticità che ci vengono sottoposti in anni, no? Cioè sono anni che i cittadini dell'aeroporto Marconi sono impattati dal rumore. Questo senza volere togliere nulla, lo dicevo anche insomma in discussione generale, ad un'attività assolutamente legittima, se vogliamo anche meritevole, però queste due cose devono assolutamente convivere. Quindi con questo progetto di legge credo che in qualche modo cerchiamo di dare appunto le risposte che ci vengono chieste, assumendoci delle responsabilità. Poi ci sarà comunque modo di fare il punto della situazione, ma ripeto, gli introiti andranno in ogni caso a mitigare e a indennizzare la popolazione, i cittadini che in tutti questi anni sono stati impattati. Credo che se riusciremo a raggiungere insomma l'obiettivo addirittura di prevenire la causa chiamiamoli fastidi, anche se sono veri e propri disagi dei cittadini, avremo fatto un buon servizio alla collettività.